Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono ZCloud, oggi cominciamo e continuiamo quella che è la serie riguardante il mio mercato. Il mio mercato dell'Inter è andato benissimo, abbiamo raggiunto circa le 10.000 visualizzazioni e oggi siamo qui per continuare l'avventura e fare appunto il mercato della Juventus. Prima di partire mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram e saluto in particolar modo gli abbonati che vedete qui in sovraimpressione, tra cui Pietro, Francesco Gori e Cappi, con lui faremo appunto un video insieme perché si è abbonato con il massimo grado di abbonamento. Quindi se volete fare un video insieme a me fate la stessa cosa su e a breve faremo un video insieme. Ma adesso bando alle ciance e buona visione. Partiamo subito con il budget. La Juventus, nonostante Agnelli abbia fatto trapelare il fatto che comunque l'annata della Juventus è stata fallimentare, esonerando Sarri, è stata comunque una Juventus che ha vinto qualcosa, lo scudetto, che porta tantissimi soldi e quindi si è qualificata di diritto, nonostante anche la vittoria, sarebbe qualificata ugualmente data che è arrivato primo, alla Champions League, quindi come testa di serie, e questo porta degli ulteriori introiti. Quindi secondo me il budget iniziale è di 100 milioni, che secondo me per il campionato, per il mercato di oggi, sono praticamente bazzegole. Passiamo ai portieri, Szczesny, Buffon e Pinzolio, che dire? Szczesny è stato veramente forte quest'anno. La Juventus ha subito molti più gol rispetto agli altri anni, ma se non fosse stato per lui ne avrebbe subito ancora di più. Buffon non c'è bisogno di presentazioni e Pinzolio lo terrei come terzo. Passiamo adesso alla difesa. La difesa della Juventus è composta da Chiellini, Bonucci, Demiral, De Ligt, Romero e Rugani. Difesa, diciamo, di tutto rispetto, però quest'anno la Juventus ha subito più gol rispetto agli altri anni. Si parla infatti di 64 gol in 59 partite rispetto ai 49 in 63 partite dell'anno scorso, quindi c'è veramente un abisso. E qui abbiamo capito che senza Chiellini la difesa della Juventus subisce parecchio. Quindi Chiellini prende per i 37, Bonucci prende per i 35, De Ligt non lo toccherei mai e poi mai, nonostante la partenza disastrosa poi si è ripreso, Demiral è un ottimo giovane, Rugani e Romero li terrei, anche se potremmo mandare magari Romero a farsi le ossa da un'altra parte. L'unica cosa che farei qui, perché comunque la Juventus gioca con una difesa a 4, quindi sono soltanto due titolari, l'unica cosa che farei qui è una pazzia assoluta. E venderei Bonucci. Voi direte, ma perché vendereste Bonucci? Perché a me non è mai piaciuto, cioè senza Chiellini Bonucci non riesce a prendere le reti nella difesa e secondo me ci vuole un giocatore che sia in grado di fare questo. Ha un cartellino quindi di 18 milioni che io andrei ad aggiungere al budget e andrei subito al Napoli, dato che si è parlato per tantissimo tempo della rottura, e prenderei Kalidou Koulibaly e quindi avremo una difesa fortissima, ha un cartellino di 65 milioni di euro, che io andrei a scalare dal budget, avremo quindi 53 milioni di euro, però guardate qui che difesa, Chiellini, Koulibaly, De Ligt, Demiral e Rugani, penso che sia una delle difese più forti d'Europa. Passiamo adesso ai terzini. A sinistra la Juventus ha Alexandro e Luca Pellegrini che tornano dal prestito, a destra Cuadrado e De Sciglio e Danilo. Questo reparto della Juventus è secondo me uno dei più incompleti, dato che quest'anno a sinistra hanno giocato con il solo Alexandro e quindi il ritorno di Luca Pellegrini sicuramente l'anno prossimo faciliterà il ballottaggio a sinistra e quindi io lo terrei. Cuadrado non mi ha mai fatto impazzire come terzino, non mi è mai piaciuto, però questo è stato dovuto alla scarsissima prestazione che ha fornito Danilo quest'anno. De Sciglio terrei e quindi l'unica cosa che andrei a fare è vendere Danilo. Sono 15 milioni di euro perché non mi è mai piaciuto questo ragazzo, come ha giocato, come si è integrato, 68 milioni e prenderei un giocatore di qualità. Di quello stiamo parlando, il Barça ha bisogno di soldi, lo ha fatto capire. A destra c'è un certo Sergi Roberto che io prenderei per 40 milioni di euro, avremo quindi 28 milioni di euro e Cuadrado io lo farei tornare alla sua posizione di esterno d'attacco e quindi avremo a sinistra Alexandro e Pellegrini, a destra Sergi Roberto, De Sciglio e 28 milioni di euro. A centrocampo la Juventus ha Bentancur, Rabiot, Ramsey, Khedira, Arthur e Kulusevski, che comunque sappiamo si spinge molto in avanti. Abbiamo 28 milioni di euro, però qui farei una rivoluzione totale.
Venderei Rabiot, Ramsey e Khedira, che non mi hanno mai convinto. Lascerei soltanto Bentancur, Arthur e Kulusevski, perché secondo me sono giovani e possono ancora dire la sua, poi Bentancur a me fa impazzire. Quindi avremo, vendendoli tutti e tre a pacchetto, circa 54 milioni in più e avremo quindi circa 82 milioni di euro. E per 50 milioni di euro andrei a prendere Paul Pogba. Perché direte voi 50 milioni e non 80 che è il suo cartellino? Perché l'anno prossimo è l'ultimo anno di contratto, quindi sicuramente lo United, nel caso in cui dovessimo fare un'offerta del genere, non starebbe nella pelle a meno che non rinnovasse il contratto, e quindi mi porterei a casa Pogba per 50 milioni di euro e avremo quindi 32 milioni di euro. Già il centrocampo sta prendendo forma e non farei altro che aggiungere McKennie a questo roster per 25 milioni di euro, e quindi avremo 7 milioni di euro e un centrocampo fortissimo con Bentancur, Arthur, Pogba, Kulusevski e McKennie. Veramente c'è poco da dire. Con 7 milioni di euro passiamo adesso alle ali: Ronaldo, Piazza che torna al prestito, Bernardeschi a destra e Douglas Costa. Qui c'è pochissimo da fare, anzi farei veramente proprio soltanto un ridocchino. Venderei Piazza, che ha un cartellino di soli 5 milioni, quindi avremo 12 milioni di euro, e non acquisterei nessuno, perché prendendo Sergi Roberto, Cuadrado si libererebbe la sua posizione e tornerebbe in attacco. E quindi Ronaldo, Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa, posizioni intercambiabili, abbiamo appunto 12 milioni di euro. E poi passiamo all'attacco: venderei Gonzalo Higuain per 15 milioni di euro e i restanti denari cercherei di convincere assolutamente il Barcellona, non so, offrendo qualcosa in più nel contratto, tanto i soldi ci sono, e porterei ovviamente Luis Suarez. E in questo modo concluderei la rosa della Juventus con Suarez e Dybala in avanti. Io farei questa formazione per la Juventus: Szczęsny in porta, Alessandro, Chiellini, Koulibaly, Sergi Roberto, centrocampo con Pogba, Arthur, e poi ci potrebbe essere anche un Bentancur, un McKennie a sostegno di questi ragazzi, e poi ovviamente l'attacco obbligato: Ronaldo, Suarez, Dybala. Penso che sia una delle squadre più forti al mondo, e se non la vincono così la Champions League, ragazzi, c'è poco da fare. Il video si conclude qui, io spero che vi sia piaciuto, commentate qui sotto se avreste fatto dei cambi per quanto riguarda le scelte. Io credo che un ritorno di fiamma di Pogba potrebbe anche starci. Vi prego veramente, ragazzi, di iscrivervi al canale e attivate la campanella, perché è molto molto importante. Seguitemi anche su Instagram, ci vediamo presto. Adesso è veramente tutto, a breve comincerà una serie della Nations League su PES, quindi ci vediamo presto, ciao da Zeta Club.